Ok, allora. Ok, sentite? Quello di cui parliamo adesso è un modo per far andare fondamentalmente i programmi di Windows sotto Linux. Allora, abbiamo visto fino adesso tutto quello che c'è su Linux, figo, c'è tanto software libero e niente Linux, sono anche abbastanza semplici da utilizzare. Però noi diciamo, siamo abituati ai software che abbiamo su Windows e quindi, per esempio, diciamo che abbiamo imparato ad usare Photoshop, abbiamo fatto un corso per Photoshop, l'abbiamo imparato a usare e adesso non abbiamo voglia di imparare di più. Mi consiglio di imparare di più, però se proprio non vogliamo, ci sono dei modi per far andare anche su Linux. C'è un po' da lavorarci, però. Un altro problema è, per esempio, siamo videogiocatori e non ci sono, cioè ci sono dei videogiochi, lo vediamo la prossima volta, però i titoli, quelli importanti, non li troviamo. E tipo Steam Flash, il 5 almeno, per me non si ancora non ho visto, e non ci piace giocare, è un altro problema utilizzare questo. Vediamo che in realtà anche questi qua sono un po' di odio di conto si riesce a frammentare. Warcraft è un esempio, gira abbastanza bene. E riusciamo a fare tutto questo con, no, si chiama Wine, non vediamo che non c'è niente, sembra Photoshop, ma si può fare qualcosa. Allora, che cos'è? Wikipedia importa l'acronimo di passivo, Wine is not an emulator, però in realtà sarebbero una serie di DLL scritte, eccetera, eccetera. Non è che ci interessi tanto che cos'è, una roba complessa, siamo qui per far andare le cose, non per vedere com'è. Quindi, che cos'è? È del software scritto per far girare i programmi che sono scritti per Windows su Linux. Quindi semplicemente questo. Allora vediamo come installo. Si installa dal Ubuntu Software Center come tutte le cose, bisogna, mi sembra, abilitare la repository, io non sono preciso. E niente, si installa e fa tutto lui, io non l'ho installato. Oppure c'è da qualche altro gestore di pacchetti, oppure si scarica, si può scaricare il server e niente, si installa quello lì. Utilizzarlo è semplicissimo, ancora più semplice almeno quanto Windows. Sì, fa doppio clic sull'eseguibile e questo qui parte. Oppure clic destro, si seleziona il programma con cui si vuole eseguire, su un punto che sembra si chiama caricatore di eseguibile o qualcosa del genere, e si seleziona quello. Un altro modo è il terminale, che però non so se vi interessa, cioè non siamo qua per il terminale. Ok, quindi ancora più semplicemente clicchiamo due volte sull'eseguibile, questo parte, facciamo avanti. Accettiamo le licenze perché su Windows dobbiamo accettare le licenze, andrò avanti, avanti, fine, e abbiamo il software installato e si potrebbe utilizzare, almeno questa è l'idea. Scusa? L'icona è quella del bicchiere di vino, vero? Sì. Perché ce ne sono, prendo Wine, ce ne sono due molto simili. Sì, una dovrebbe essere la versione beta, perché c'è una versione beta che... È un meta pack, giusto? Esatto, una è beta, l'altra è... Cioè, c'è un po' di differenza, perché non tutti quanti i software girano sempre su tutte le versioni, è un po' particolare. Normalmente ti conviene installare quella non beta. Normale. Ok, okay, volevo far vedere un po' un installer, perché in realtà sono i metti simili. Che ho scaricato. Ok, questa è una demo di Walker. Warcraft 3, allora semplicemente clicchiamo su, facciamo la presentazione. Ok, parte, forse c'è anche l'audio, non si sente. Non si sente, un po' si
utente, ok? E parte normalmente con su Windows alla finestra dell'installazione, clicchiamo su installa, la licenza da accettare, e, ok, diciamo accetta, è molto simile a Windows, cioè la simulazione di dischi e roba del genere, quindi abbiamo il disco C, possiamo selezionare programmi, non installarlo, o da qualche altra parte, io in questo caso ho due dischi per un motivo particolare, per dischiero. Selezioniamo 5 programmi, ok, e parte l'installazione, che è un po' lenta qui perché il PC non è molto performante, però fondamentalmente va. Ci sono alcune delle nuove installazioni che non vanno proprio benissimo, ci sono alcuni problemi. In realtà sotto Wine non va proprio tutto il software. Adesso poi vedremo un attimo come funziona. Questa va? Ok, torniamo. Allora, è possibile configurare Wine, e c'è un utility molto comoda. In realtà non lo utilizzerete molto, almeno all'inizio, neanche io lo utilizzo tantissimo, serve giusto per settare qualche cosa. Per esempio si possono aggiungere da disco, che in realtà sono semplici cartelle, C corrisponde a questa cartella, dopo da Wine vedrete su quella cartella. Potete, come si vede da questa immagine, selezionare il sistema da Windows, ma adesso lo vediamo direttamente, provo a lanciarlo. Allora. Non c'ho il lanciatore, però sul punto c'è il lanciatore. Ok, questa è l'interfaccia di configurazione. Potete scegliere quale sistema simulare da Windows 2.0. Dubito che esista un paese che per Windows 2.0 a Windows 7 o Windows 2008, che dovrebbe sembrare la server edition. E potete qui impostare la versione di default, oppure potete aggiungere delle applicazioni, un eseguibile in particolare, da simulare in un altro sistema, cioè potete settare per un eseguibile eventualmente, c'è anche su Windows una cosa del genere. Ok, poi altre cose interessanti di qua sono le unità, qui inserite nuove unità, dicendo lì dove queste unità sono localizzate sul disco, per esempio c'è tra il C è una cartella, viene creata di default from Wine, e dove punta il disco C. Poi ho messo Z, che in realtà punta tutto il disco, slash, per poter accedere a qualsiasi cosa. Non è bellissimo da fare, perché simulando Wine come Windows, se lanciate un virus su Wine, questo molto probabilmente girerà. Potete impostare le cartelle di default del sistema Windows, sono quelle tipo documenti, immagini, musica, che vengono in questo caso sincronizzate con quelle della home di GNOME. Per esempio, quando installerò un gioco, questo, per esempio, i salvataggi di solito mi mettono i documenti, anche in questo caso avrò i salvataggi nella home o roba del genere. E altre robe sono piuttosto complesse e un po' interessanti in questo caso. Ok, l'abbiamo fatta. WinPix. Il problema è che non funzionano le cose, cioè la maggior parte delle volte non funzionano. Più che altro perché molte cose non sono incluse in Wine, è abbastanza base, tipo in questo caso molto probabilmente manca il font, e quindi si vede così, e direi che è poco utilizzabile un software del genere. Allora, si sono inventati cosiddetti Wine Tricks, che sostanzialmente vi permettono di installare quelle cose, quelle utility di default che su Windows ci sono, e dai font al DLL a roba del genere, principalmente mi serve questo. E cioè, si può fare da terminale, ma c'è anche una comoda interfaccia grafica che si è parte. Ok, nel frattempo Warcraft si è installato, non lo avvio perché questo qua non gira. Ok, questi sono i Wildcricks. Vi aiutano nelle configurazioni, abbastanza comodo, non lo so, io onestamente non ci
capito, va bene, però per esempio selezionando il wine prefix, poi vi spiego cos'è, potete installare font o particolari DLL, oppure lanciare il task manager o l'editor di registro, però no, l'editor di registro è abbastanza poco utile in questo caso. Ok, per esempio selezioniamo qualche DLL, trovate i pacchetti tipo le DirectX o di DRAN o altra roba, vediamo .NET per le librerie .NET, oppure per esempio trovate anche Internet Explorer, come qualcuno prima ha detto, sì, potete installare Internet Explorer, sì, funziona male come su Windows, ma funziona. È utile questo perché per esempio qualche programma quando deve mostrare delle pagine web molto spesso carica Internet Explorer e poi è lui che in realtà le mostra, quindi a volte è utile per far andare del software perché altrimenti non va. Esiste anche Jekyll che in realtà fa una cosa molto simile, però non sempre funziona, quindi ogni tanto va installato Internet Explorer giusto per fare delle cose. Ok, allora andiamo avanti. Ok, mi sono dimenticato, Winetrix si trova comunque su Ubuntu Software Center, lo trovate, oppure lo potete scaricare da quell'indirizzo lì. È un file, uno script abbastanza semplice, lo scaricate, cliccate lo porto, oppure lo installate e poi lo trovate tra le cose. Come vi ho detto ci sono, troviamo DirectX, librerie .NET, font, eccetera. Ok, questa è una cosa un po' controversa perché fondamentalmente su Wine, se noi proviamo a lanciare, si fa più dai software, spesso i software, quelli proprietari usano sistemi anti contraffazione. Questi sistemi di solito fanno cose abbastanza strane col sistema per potersi accettare, per potersi, in modo da controllare che sia buona la copia, eccetera, eccetera. Questi metodi un po' strani su Wine non tanto funzionano, perché usano magari il bug di Windows che su Wine non sono replicati, oppure sì, capite? In alcune versioni hanno dovuto introdurre alcuni bug per far andare alcune cose che. Quindi una soluzione potrebbe essere quella di bypassare queste protezioni. Ora, questa cosa non so quanto sia legale o se è eticamente corretta, eccetera, eccetera. Però uno ha comprato qualcosa e vuole farlo andare. In teoria, se si bypassa la protezione, potrebbe funzionare. Questo, come vi dicevo, è il percorso di dove vengono installati i programmi. Non c'entra assolutamente per bypassare le protezioni. E quindi c'è dentro la cartella home user il nostro nome utente, c'è una cartella nascosta, appunto sono le cartelle nascoste, Wine, dentro Wine trovate DriveSafe e poi lì è come C di Windows, cioè programmi, sistema e altro. Ok, bene, la community. Non tutto funziona, l'abbiamo già detto più volte, però esiste una community abbastanza funzionante che raccoglie varie informazioni sui programmi per sapere se questi funzionano o non funzionano e li classificano in base a come funziona. E in base a quanti problemi ci sono, alla qualità del funzionamento, eccetera, eccetera. E li classificano in base a, non so, metalli, ok, metalli. E iniziando da Platinum, il Platino, sono quei software che non hanno nessun problema. Quindi, che il campo due volte, lancio e funziona, si installa e non ci sono problemi. Poi ci sono quelli Gold,
che funzionano bene ma hanno bisogno di una particolare configurazione, quindi bisogna installare qualche DLL, bisogna usare qualche versione particolare di Windows o bisogna emulare il desktop nelle configurazioni e roba del genere. Trovate queste informazioni tra l'altro tutte sul sito Wine, che è questo qui, winehq.org dovrebbe essere, e ci sono tutte le informazioni. Dopo Gold ci sono quelli Silver, che hanno bisogno solitamente anche loro di qualche configurazione particolare, ma anche se ben configurati hanno dei problemi minori, magari non si visualizza bene qualche icona, oppure qualche font comunque rimane un po' sgranato, oppure qualche funzionalità minore non va proprio, e quindi ci sono dei piccoli problemi, ma la funzionalità del programma, quella principale, è mantenuta. E poi c'è Bronzo, che invece ha un po' di problemi, parte, se configurato sempre, ma molto probabilmente non riuscirete a fare quello che volevate fare perché ci sono problemi. E quindi c'è Gatebridge che semplicemente non funziona, non parte, è un problema. Naturalmente, allora, queste classifiche le trovate sul sito, cioè potete fare delle ricerche, trovate i vari software e come sono classificati. E in caso ci sia bisogno di configurazioni particolari, ci sono spesso le istruzioni per fare queste configurazioni, per esempio questo è l'output di Photoshop CS5, è anche più lungo di così in realtà, però dopo si riesce a far andare bene, tardato dopo. Naturalmente questi diciamo livelli di funzionamento, non so come chiamarli, non sono assoluti, cioè in realtà ci sono persone che provano, vedono, dicono ah, funziona, ok, allora è Gold, eccetera eccetera. Quindi in realtà magari qualcosa che è targata al Gold, magari con le ultime versioni, magari sul vostro sistema già configurato, funziona normalmente. Quindi se volete, anche qualcosa che magari provate, riuscite. Io sono riuscito a far andare qualcosa che era targato pronto, non funzionava niente, qualche volta sono riuscito a farlo andare. Altre volte anche qualcosa che era targato Gold non sono riuscito, però l'idea è che più o meno sia un'indicazione se qualcosa funziona o meno. E quindi se vale la pena anche perderci tempo, perché se che è pensate, forse non vale la pena perdere tempo, trovo qualcos'altro da fare. Ok, quindi abbiamo detto che c'è bisogno di configurazioni particolari e ci vuole un po' di tempo magari a farle. Diversi prefissi, praticamente su Wine, simulando un sistema, voi in realtà potete per esempio simulare più sistemi in maniera parallela. Cioè, la cosa comoda è che per esempio capita su Windows, perché mi è capitato proprio su Windows, che se voi installate due software, magari questi vanno in conflitto tra di loro e non funziona nessuno dei due, o funziona solo l'ultimo che avete installato. E succede su Windows, maggior ragione succede anche su Wine, dove già è una cosa. Quindi si sono inventati questo sistema dei prefissi, si sono inventati, è intrinseco come hanno fatto il software, per cui voi potete in realtà tenere i sistemi separati, quindi installate un software e lui vive nel suo mondo, dove ci sta solo lui e funziona, e quindi installate un altro e vive nel suo mondo. Farlo a mano è un po' complesso, in realtà dovete utilizzare delle variabili d'ambiente, è un po' un casino, quindi non va bene. Un'altra cosa è che tipo le applicazioni di Windows di solito installano un casino di roba e di icone che danno fastidio. Io personalmente non sopporto e non mi piacciono, quindi mi danno fastidio. E poi succede per esempio che alcuni software girano su una vecchia versione di Wine e non su una nuova, e quindi nelle configurazioni c'è bisogno di selezionare quella vecchia e non quella nuova, e quindi magari dovete tenere più versioni installate o cose del genere, e è comunque un problema, è comunque tempo da perdere. Perciò esistono dei software, tipo questo software che utilizzo, forse non è molto famoso ma io mi ci trovo molto bene, si chiama Play on Linux. Sostanzialmente vi permette di
di fare tutte queste cose che ho detto in maniera automatica. Ho usato le virgolette perché permette di fare queste cose in maniera automatica solo per quei software per cui sono stati scritti. Per esempio, adesso ve ne mostrerò qualcuno, diciamo, Linux. Cioè, c'è un po' di roba, ma non tantissimo. C'è molto più roba supportata di quanto ci sono su questi qua. Quindi, per esempio, questo è Play on Linux in faccia parte. Se noi selezioniamo, per esempio, un gioco o anche dei software, cioè per esempio AutoCAD, due solo 2008, le ultime. AutoCAD, per esempio, 2008, se noi andiamo da CD di AutoCAD, selezionando AutoCAD, noi possiamo installarlo e lui lo configura come dovrebbe essere. Quindi anche se AutoCAD 2008 è attaccato Gold, in questo modo lui fa tutta la configurazione, la mette in un prefisso, quindi sta in un modo tutto suo, e fondamentalmente funziona senza troppi problemi. E ci sono un po' di giochi principalmente, perché Wine alla fine è usato principalmente per fare andare giochi. Ci sono altre roba tipo Photoshop CS4, c'è anche CS5 ma è Gold, ma non c'è nei target qui. Roba tipo iTunes che ritengo inutile anche fare andare su Wine. Questo è. Inoltre potete anche installare roba che non è tra queste categorie, perché volete creare un prefisso solo per questo software e quindi evitare di fare conflitti con gli altri, e potete installarlo cliccando qua sotto dove sta installando un Wizard Program. Parte una specie di installazione guidata dove dite di creare un nuovo driver virtuale che serve a un nuovo Windows tutto felice. Quindi gli date un nome, per esempio riproviamo a installare Warcraft 3, quindi lo prendiamo Warcraft 3.2 perché uno l'ho già fatto. Qui potete configurare, inserire voi delle configurazioni particolari, perché questa è quella non fatta, quindi utilizzare il Wine Config che vi ho fatto vedere prima, le Wine Tricks qui, oppure un'altra versione di Wine che lui si scaricherà e inserirà. Non ci serve questa roba, quindi andiamo avanti. Adesso crea il prefisso, la prima volta che Wine crea il prefisso installa JPro che serve per visualizzare le pagine, lo fa sempre, eccolo qua. Adesso non se lo scaricherà mai perché non so se il condenso se no, che già sta andando. Ok. Inoltre, Play on Linux, come avete notato, se si vede la pinza sotto, questa è l'icona di Warcraft che ho installato prima per provare. Racchiude le icone, invece che spargere sul desktop, le racchiude nella sua interfaccia, così voi avete tutta la roba Windows racchiusa qui. Potete anche fare un collegamento con l'icona sul desktop se vi serve, se lo usate sempre. Qui ci stanno i driver virtuali, potete andare a modificare, aggiungere nuove icone, cose varie. Questi qui sono i punti che vi ho fatto vedere prima anche da Wintrix, che potete lanciarli tramite pacchetto. Questo è tipo Wintrix, solo che era chiuso dentro Play on Linux. Ok. Se si sta lanciando, fondamentalmente è uguale a prima, dopo che questo finisce, quindi non più. Sì. Ma perché c'era Blender? Dove? Sì. Software perché si può installare Blender da Windows per Wine. Non so perché uno dovrebbe farlo, però si può fare. Si può fare anche, ho visto anche tipo configurazioni da Firefox o Chrome o. C'è qualcuno che le fa, sono pubbliche, cioè chi vuole scrive una configurazione, uno script, la pubblica e in questo modo tutti gli altri poi la possono utilizzare. Quindi in realtà qualcuno la voglia è configurato Blender su Wine così. Ok. Ok. In realtà abbiamo quasi finito perché non c'è molto altro da dire, se non che in realtà non è che conviene tantissimo usarlo. Cioè, se esistono le alternative, vale la pena usare queste alternative, perché già ci vuole un po' a calendare, e
poi le alternative sicuramente funzionano meglio. Se voi lanciate un programma su Wine, questo fa molta più fatica, consuma molte più risorse. E, per esempio, c'è un videogioco per farlo andare, se su Windows ce la fate con un certo processore, qui dovete emulare cose, crocchi vari, non ce la fate, cioè funziona, magari fa un po' a scatti o roba del genere. Quindi se riuscite, se dovete fare qualcosa e la potete fare senza Wine, fatela senza Wine. Quindi se sapete usare Photoshop, forse è il caso, se volete usare Linux, forse è il caso che impariate anche Gimp, che è abbastanza buono. E basta, direi che non c'è altro. Se qualcuno... è partita di prima, questa è quella di prima, mi sa. Ok, questa... qui è finito di installare Geco, si può selezionare le eseguibili da far andare, in questo caso per non corso di e quindi si esegue qui. È uguale a prima, solo che adesso è in un prefisso separato e quindi lo possiamo installare senza interferire con gli altri programmi. Questa cosa dei prefissi separati è abbastanza importante perché quando configurate il sistema quando configurate Wine, se non state senza prefissi separati, se lo configurate per un software, poi non funziona con l'altro. Quindi se ne dovete usare due è un problema. Va bene, se non ci sono domande o curiosità, direi che io direi.